Amici di DDI Prof, oggi andiamo a vedere che cosa possiamo fare sul nostro drive per cominciare a mettere in ordine i nostri file per la fine dell'anno. Ovviamente, se non lo abbiamo fatto prima, se non abbiamo eseguito questa operazione prima, avremmo qualche cosa in più da fare, però sicuramente mettere in ordine ci darà un grande vantaggio nel caso in cui dovessimo andare a reperire dei compiti svolti durante la DAD su Classroom. Quindi andiamo a vedere insieme quali sono i passi che dobbiamo fare. Allora, andiamo a vedere insieme su Drive quali sono le cose da fare per prime. Allora, intanto portatevi sul vostro Drive della vostra mail della scuola e noterete che ci sarà una cartella con su scritto Classroom. Questa è la cartella che più ci interessa per mettere in ordine i nostri compiti e i nostri file. Andiamo sulla cartella Classroom e vedete che vi apre già le classi nelle quali voi siete inseriti con lo stesso identico nome della Classroom. Quello che potete fare una volta entrati su una singola classe, per esempio andiamo su questa classe, vedrete che ci sono tutta una serie di lavori che sono i compiti che voi avete assegnato. Vi ricordo che non vengono raccolti in sottocartelle i materiali che voi date ai vostri ragazzi, ma vengono raccolti in sottocartelle i compiti che voi assegnate ai vostri ragazzi. Io, che in questa classe insegno due materie, ovviamente le ho distinte in due cartelle, quindi ho creato due nuove cartelle andando su Nuovo e su Crea nuova cartella, e all'interno di queste cartelle ho diviso i compiti di storia e di geografia, di modo che abbia tutto ciò che mi serve completamente ordinato all'interno di questa Classroom. Quindi, se io ho un comics di geografia come questo che ho creato con i miei alunni, lo sposterò all'interno della mia cartella che ho appena creato di geografia. Vi ripeto che, nonostante il messaggio che vedete, che vi avvisa che state spostando del materiale in un'altra cartella, questo non metterà a rischio il materiale sulla Classroom, quindi i ragazzi continueranno e voi stessi continuerete a vedere tranquillamente il materiale e i compiti che avete caricato. Possiamo farlo anche per tutti i compiti di geografia che abbiamo dato in questa classe. Ok, quindi tutti gli altri che restano sono di storia e in questo caso a questo punto li selezioniamo uno alla volta e li inseriamo tutti in storia. A questo punto vedete che all'interno della cartella, quindi di Classroom, di questa specifica classe, avremo i compiti raccolti sotto due cartelle delle materie che io insegno. Se non avete più materie, quindi penso a tecnologia, musica, arte e quant'altro, magari avete diviso la vostra Classroom per programma. Potete creare anche le cartelle in base al primo quadrimestre o al secondo quadrimestre, quindi avere ancora una scansione più precisa dei compiti che avete svolto durante l'anno. La precisione con la quale volete che siano raccolti i vostri compiti e i materiali sta semplicemente a voi. Se voi create all'interno di una di queste due cartelle, in storia, vado a crearmi un'ulteriore sottocartella con primo e secondo quadrimestre, avrò i compiti raccolti per primo e per secondo quadrimestre. Quindi tutto questo sarà solo a vantaggio nostro quando dovremo poi andare a riprendere dei compiti. Se invece avete bisogno di colorare le cartelle delle vostre materie, come avete visto che ho fatto prima, vi ricordo che già l'ho fatto vedere in un video su come funziona Drive, basterà andare sulla cartella, selezionarla, andare sul tasto destro e andare su Cambia colore. Trovo che la divisione per materie, ancora di più se lo fate per primo e per secondo quadrimestre, colorare le cartelle vi dà sicuramente una visibilità maggiore e quindi un maggiore impatto visivo per il vostro ordine, soprattutto mentale. Questo potete farlo per tutte le vostre
cartelle di Drive, ma non c'è solo Drive, ci sono anche le Classroom. E quindi portiamoci su Classroom e andiamo a vedere quali sono le manovre, se ce ne sono, che bisogna fare per fine anno. Che cosa bisogna fare con le Classroom a fine anno? Beh, questo è molto soggettivo in base alla scuola nella quale le decisioni vengono prese in merito. Di solito la Classroom andrebbe archiviata. Archiviata non significa cancellata, significa che viene messa da parte in Google ed è sempre lì presente. La classe in questo modo rimane tutto ciò che è stato fatto sulla classe. Perché dico che è meglio archiviarla? Perché nel momento in cui io il prossimo anno alla stessa classe dove ho caricato moltissimi materiali vado a cambiare semplicemente il nome da prima a seconda, da seconda a terza e così via, ovviamente i materiali restano lì e quindi ci sarà un accumulo costante di materiale e di compiti che andranno a mettere in difficoltà la mia stessa capacità poi di dividere, di discernere quali sono i lavori nei quali devo intervenire. Quindi è necessario per noi ritornare sui corsi della Classroom e decidere quali classi vanno archiviate. Andate sui tre puntini che vedete in alto sulla destra su ogni simbolo della Classroom, ok, questi, e andate su Archivia. Ok, una volta che avrete archiviato la vostra Classroom, questa sparirà dalle vostre Classroom disponibili. Quindi se non la trovate più, attenzione che può darsi che qualche collega, se avete più colleghi all'interno della classe, abbia già archiviato la Classroom. Nessuna paura, ok? All'interno di Classroom dove abbiamo tutte le classi, andate sulle impostazioni in alto, dove ci sono corsi, calendario e le vostre Classroom, scorrete fino in basso dove ci sono corsi archiviati. Qui voi avrete la vostra Classroom archiviata. E questa Classroom, andando sempre sui tre puntini in alto, può essere anche ripristinata. Quindi nel momento in cui avete bisogno che la Classroom sia ripristinata, sto pensando ai corsi estivi per alcune scuole, potete ripristinare la Classroom e andare a vedere che cosa è stato fatto e se avete bisogno di fare qualche recupero. Questi sono i movimenti principali che sicuramente possono essere fatti per mettere in ordine sia il Drive sia le Classroom per l'avvio del prossimo anno scolastico, ma soprattutto per la chiusura di questo. Io consiglio di archiviare le Classroom, come detto, perché altrimenti il materiale si accumula e diventa troppo lungo. Per oggi va bene così e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mi raccomando mettete sempre un mi piace.